Excuse me, sir, can I help you? Vai zitto, scemo. Ah, è ora di sparare qualcuno. Ehi, hey, gente, questo è un bevuto su canale con una puntata di Red Dead Redemption 2. Torniamo noi con la parte di John Marston, dove suppongo che adesso incontrando Sadie ritorneremo, diciamo, alla parte che abbiamo seppellito della nostra vita, quella dove davamo la caccia ai criminali, li uccidevamo e facevamo i banditi. Perché se no, Sadie, che motivo avrebbe di contattarci in questo modo? Adesso andiamo verso di lei, S.A. È quello. È quello il punto, diciamo, di incontro. E lei ha detto che sarebbe stata a no, non a Strawberry. Non è Strawberry. Strawberry noi ci siamo stati. Lei arriva da... Oddio, mi sfugge il nome. Valentine. Strawberry, Valentine, sempre lì. Piru, prima di incontrare Sadie bisogna essere presentabile, ragazzi. Quindi vorrei vedere se c'è un barbiere. Ah, zitto, scemo. Fammi arrabbiare. Cosa? Il barbiere è chiuso. No, è chiuso perché c'è la missione con Sadie, quindi non posso accedere. Madonna mia, sembra una cacciatrice d'Italia. Guarda com'è vestita. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time. Leave me alone. Al mamano sul col... Che idiota. L'ho visto da chilometri. L'ho visto da un chilometro. Get the hell out chilometri. Of here, or she kills us all. You, levatevi prima che ci ammazzi tutte e due. Che ridere. John Marston. It is good to see you. Meno male che almeno lei è viva. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do it. Bel modo per nascondere la propria identità. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer. Non dovresti dirlo così in giro in un bar. You? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? No. Quindi sei una cacciatrice d'Italia. Sort of. Oh, well, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. È legale. Ogni tanto, di solito. Good price for him. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pan. È un contabile. A caccia di contabili. Ok, abbiamo una lunga strada, però prima fammi vendere questa pelliccia perché me ne voglio sbarazzare. Ho beccato un alce. Tutte le trasportate. Ah, aspetta un attimo, Sadie. Adesso parliamo. Bello. Macellaio. Vendi. $2, erano gigantesche queste corna. $5, non ci ho guadagnato niente, insomma. Ho ucciso un alce maestoso. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Oh! I think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We always said, if we found him... I know what we said we'd do. That ain't changed. Spero proprio di no. I'd see any of you again after you left for the Yukon. Dov'è il Yukon? Didn't strike it rich. Alaska. But you're a rancher now. I aim to be. Con $32. This country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. Vedo che almeno ha ereditato la mentalità di Arthur, signorino John. Però nonostante ciò, nel primo Red Dead Redemption, che sarebbe il sequel, continua comunque a fare il fuorilegge, tra virgolette. Tra virgolette, per chi non l'avesse visto, non ci avesse mai giocato il primo Red Dead Redemption, si tappi le orecchie perché sto per spoilerare. Ma lui praticamente collabora con i Pinkerton per le varie missioni, quindi rimane praticamente un fuorilegge, però... Però, continua a ripetere che i fuorilegge prima o poi finiranno, la loro avventura finirà... Uno dei più bei DLC di Red Dead Redemption è quello degli zombie. Quello è stupendo. È stupendo.
lord's name is Nathan Kirk. Nathan Kirk. E dove te lo trovo io? Dove te lo trovo io? Signore! Posso parlargli? Chiedi in giro. Sì, chiedi in giro. Hai visto Nathan Kirk? I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker? Nathan Kirk? You know where he is? Mister Onest. Spara pure. Magari nell'ufficio postale. Magari nell'ufficio postale lo sanno. Signore! Ha visto un certo Nathan Kirk? Excuse me, friend. I'm looking for a Nathan Kirk. Non sembra riconoscermi. New York. Got any mail for him? Kirk? Kirk? No, not so as I would remember. Curly, I think. No. She's a woman. Cosa ridi? Ask in the welcome center. Most tourists check in there. Effettivamente. Okay. È venuto in una città da New York. Effettivamente. Potevo anche arrivarci. Quindi, che aspetto ha? Ah, me lo indica sulla mappa. Ok? Ah, ma è nell'albergo, insomma. Ok, ok, lo troviamo il ragazzo, lo troviamo. Pronto? Signore? Perché mi miri di qua? Come è da arrivare? Grazie, what genio. Dove sta andando? Dove è andata? L'avete vista? Che sta facendo? Easy enough. Ma sei di quel... Che cazzo sta facendo? Oddio mio. Signore, ha visto un certo Nathan Kirk? Mi scusi, buon uomo. Avrei bisogno di sapere se ha incontrato un certo Nathan Kirk. Possibile? No? Si è buggato il gioco? Perché non mi risponde? This is quite an occurrence. Che evento? Di cosa cavolo sta parlando? Cosa sta succedendo? Devo salire di sopra? Oh, ho premuto per parlargli, però non gli parlava. Andiamo di sopra, controlliamo le stanze. Stanza numero uno! Non c'è nessuno. Stanza numero 2, stanza numero 3. Beh, numero 2. Ah no, numero 2 è il bagno. Ma che albergo è? Un albergo con due stanze. Mr. Kirk! Ah, è qua. Mr. Kirk! Ma perché bussi? Sfondala come l'altra porta? La polizia! Come? Scusami, non si bussa. Gli dici, scusa, gli devi dire. Sedi, sei la peggior cacciatrice d'Italia mai vista. Che scarsa. Arrivo. Oddio, potevo salire sul... No, non picchiare il mio cavallo. Ho picchiato il mio cavallo. Levati dalle palle. Ah, lo dobbiamo prendere pure vivo. Pure. Arrivo. Scorciatoia. Ah, maledizione. Una montagna, niente scorciatoia. Ok, vediamo dove... Oddio. Che ha fatto? Ah, sono caduti i tronchi. Ah, potevo tagliare di qua. Tagliamo di qua, vediamo. Bastardo, è andato fuori strada. Mi ha autosmartato. Un cavolo di NPC mi ha autosmartato. Arrivo, ragazzo. Cavalluccio, Rachel, Raquel. Come ti chiami? Corri. Puledrina, galoppa. Bello. No, non ti posso lasciare in pace. Ma che sta facendo il mio cavallo? C'è una bella taglia sul tuo collo. Su. La tua testa. Il tuo collo non interessa a nessuno. Forza! Forza, sedi! Whee! Non l'ho preso, è troppo lontano. Vieni qua, bellissimo! Vieni qua, bellissimo! Su! Leg. Certo che te lo meriti! Secondo lo stato di Presidente degli Stati Uniti, te lo meriti! Venga qua! No. Non ti credo. Cavallo, ma alla fine ci ricagliamo. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad. Missione di cacciatori di taglie. Mi piace. I'll come find you. Quindi devo andare in banca? Quanti dollari ci ho guadagnato per questa missione? Come on, lady. Un impiego remunerativo. Oh, mi ha dato la missione, cioè mi ha dato la medaglia d'argento. Non ho guadagnato niente? È stato cos'è? Un aiuto di beneficenza? Sì. Che triste. No, sto bene. Andiamo alla banca. Che è la cosa più importante. Ma lui non fischia. A differenza di Arthur, lui non fischia. Lui fa, wait. Excuse me, sir. Can I help you? Stai zitto, scemo. Non ho capito io. Non osare rivolgermi la parola.
Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. È un modo insolito per chiedere un prestito. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Hai detto Milton fin dall'inizio. Mr. Geddes? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising. Io risparerei dopo una roba del genere. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Mm. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Devo andare a picchiare dei barboni? Ottimo. Niente di più facile. Ah, la missione è già andata? Non è neanche partita, semplicemente... Devo andare alla prossima AA. Vabbè, non dovrebbe essere troppo lontana perché comunque... Ok, ti sparo. Guarda che sono 20 minuti che non sparo qualcuno. Meglio farmi girare gli zebedei. Ah, mio Dio, questa pistola quanto è figa. Preferirei la 1911, onestamente parlando. Però anche questa non è male. Praticamente sarebbe... Ma perché sto così lento sto cavallo? Io lo vendo e lo cambio per qualcosa di meglio. Troppo lento. Lentissimo. Sembra che abbia 400 anni. Scherzando. Ma hai detto che ha Blackwater, però. Porca miseria. Sto facendo un chilometro. 10 chilometri. 100 chilometri. Lontanissimo. Signor cervo. Antilope o quello che è. Vuole essere cacciato, forse. A parte che veramente. Solo perché tua moglie ti ha detto di comprare la fattoria qui, non è che sia un idente decente, eh. Oh, che è successo qui? Che è successo qui? Una cosa molto strana. Che sta succedendo? Ah, è sceso a fare la pipì. Ah, ok. Ok. Pensavo fosse qualcosa di strano, invece no, era semplicemente uno che stava pisciando. E ora, valeva la pena indagare. Non sono cose che succedono tutti i giorni, no? No, ok, sta diventando un po' più verde. Stavo per dire, è brutto, perché comunque, guardate, è tutto morto. Invece no, non è poi così male. Perché... Che cavolo? Cosa ha sto cavallo? Sì, non lo so. Ok, qui sta diventando sempre più verde, ci può stare. Allora, ragazzuoli. Oh, però. Un prestito per questa roba? Topaia? Topaia è un complimento. Questa è una catapecchia. Non è manco una topaia, questa è una scatola. Ascolta, bello. Ti devi levare dagli zebedei. Che dici? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Più o meno. Now that I ain't so sure about. Hey! Compagnia? I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Oh. Who's this? I ain't sure. La tua morte? Some fancy Dane city boy. Oddio, c'è un altro tizio lì. This land. Or he's gonna. Owns it. That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Andando a dormire in una grotta? Affronta gli... Consegna denaro? Consegna denaro? Signore, con chi? Ah, sei tu il capo. Look. Ah, gli ho dato 10 dollari. No! Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, take it. You're a real gentleman. Okay, boys. Let's go celebrate. Sono stati molto più cooperativi del previsto. Per 10 dollari sono levati dalle palle. Per
Prima di quello che ci ho guadagnato vendendo l'alce. Abbiamo comprato la casa. Ho dato il 33% del mio patrimonio per cacciare via tre abusivi. Interessante. Ai ai ai. Non è poi così male. La parte arida è lì in mezzo, però lì sì. Dove ha comprato la casa? Pare che casa. Un po' difficile definire la casa. Io avrei preso altro, però. Ognuno fa quel che vuole con i suoi soldi, no? Ah, tu! The man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Queste battutine da quattro soldi. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. Quanto costerà? I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Quanto costa? Well, quanto ti devo ridare? Here and here. Quanto è sto prestito? Perché $600 non è la fine del mondo. Se è un milione è per quella schifezza di terra. Andata? Ed ecco come diventare schiavi dello Stato. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Pagamento settimanale. You will be a homeowner. Però è vero, in America funziona così. Congratulations, you are now a real American. Noi in Italia siamo mobili. Abituati col pagamento mensile, ma negli Stati Uniti si paga ogni settimana. Just own your property. Now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can. Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Non posso più ad utilizzare il suo nome, a parer mio, poi. Utilizzare il suo vero nome per l'acquisto di una proprietà. Però. Well, oh. It is you. Well, yeah. I never. I lo zio. You was dead, boy. Dead. Uncle. The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of uno things, pochi amici. I've gone straight. Oh, bullcrap. No, for real. Non ci credo. Well, I'm trying. All these years, yeah, he changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, abusivo con noi. No, sarà un personaggio molto importante per noi, credetemi. Su Red Dead Redemption 1, almeno, veramente. Si rivelerà uno dei migliori amici che John potrebbe mai avere. Può sembrare un parassita, ed è un parassita. Bisogna mettere in chiaro i fatti, è un parassita, però si rivelerà uno dei pochi amici veri che Marston avrà mai in tutto il gioco. Un'altra banca, quante banche ci sono in questo posto? Blackwater? Oppure quella che hanno rapinato, magari? Perché parlavano di un battello, quindi non so. Where are we heading? West. West. Just wait right there for me. Ma vieni, muoviti, che cosa stai facendo? Non è che sto qui ad aspettarti, Allora, prima di tutto, possiamo anche ripararla sta pistola. O pulirla, ce l'ho l'olio. Ottimo. Say that again. West. I'll need you a man a few words. I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't mean. Ma muoviti! È caduto! Oh mio Dio! Ma che cavolo ha? Non lo so, smettila di fare il coglione, seguimi di cadere da cavallo. E magari ti racconterò la storia. A ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, I own a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse.
Posso fuggire da una taglia, ma non alle banche. No. She's her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but you know this makes me think maybe I'm che bastardo. No more of that. Just bought this place. You're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Hey, I'm coming. Hold on. Muoviti. Tu e il tuo muletto. Mulo. Da 4 soldi. Beh, la latrina è tanta roba. Sembra quella di Shrek, quindi. Questo già gli ha fatto guadagnare tanti punti su TripAdvisor. Che c'è? Ristrutturazione. Qua bisogna ricostruire tutto, altro che ristrutturazione. Ricostruzione completa. Did you buy this dump for Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Ai, ai, ai. Pensi che sei un idiota? No, sono sicuro che tu sia un idiota. Battuta migliore del mondo. Il mio alcolizzato preferito. Zio, il suo nome è semplicemente Zio. Poi è Zio. Cosa hai fatto in tutti questi giorni a parte buttare via delle rocce? E poi come fai a sapere che Abigail prima o poi capirà che hai comprato questo posto? Come fai a essere così sicuro? Epilogo 2, parte 2, Beecher's Hope. Si chiama epilogo, quindi per questo mi fa capire che non sarà una parte generale troppo lunga, no? Il fatto che si chiami epilogo, ma potrei anche sbagliarmi. Però pian piano, guardate, ha ristrutturato quasi tutto, si è costruita la recinzione, ma la casa fa ancora cagare. La casa fa ancora cagare. Presto dalla banca ricevuto, $405, così poco? I'm back, girl. Ma basta rapinare 2-3 diligenze, io sono a posto. Scusatemi,